Benvenuti a tutti ragazzi, dopo vari ragionamenti che ho potuto fare in questa mia mezz'oretta, calcoli vari e tutto, ho deciso di partire con un campionato non Master League, quindi campionato normale, con le squadre tutte aggiornate, calciomercato eccetera, come ho spiegato nell'altro video, comunque attuale ad oggi. Si partirà con un campionato andata e ritorno con il Torino. Alla fine di questo campionato io estrarrò 64 squadre su 17 campionati più 4 Serie B, quindi su 22, su 21 campionati totali. Come vengono estratte, come vengono decise queste 64 squadre? Che a diversità degli altri anni non sarà più le posizioni in campionato a decidere chi andrà direttamente all'Europeo, ma bensì, lo voglio fare ancora più difficile, sarà una sorta di giocarsi il campionato, intanto l'importanza di chi lo va a vincere a livello così virtuale. Alla fine, appunto, dovrò andare a prendere 64 squadre che dovranno fare una qualificazione all'Europeo, alla nona edizione dell'Europeo. Quindi saranno fatte a livello di Coppa Konami, quindi gironi da 8 squadre, da 8 gironi con 4 squadre per girone. Passeranno le prime due, quindi su 16 gironi passano le prime due e rimarranno 32 squadre che andranno poi a giocarsi la fase dell'Europeo per club. Quindi sarà una cosa molto lunga da dover fare, però si fa, si può fare. Ora non sto a dirvi se vi porterò il campionato, sicuramente tutto. Non sto a dirvi se vi porterò anche le qualificazioni all'Europeo. Perché ho voluto farlo così? Prima di tutto per renderlo più difficile e prima di tutto per rendere anche dare la possibilità a squadre di campionati minori, tipo questi due, la Scozia, cosa abbiamo ancora, le 4 serie B, dargli la possibilità a tutti di potersela giocare fino in fondo. Quindi sarà una battaglia. Verranno suddivise così: a fine campionato ci saranno, prenderemo le 4 classificate dei campionati principali, ok, quindi sono 52. Arrivare a farne 64, devo andare a prendere le prime tre classificate della serie B, inglese, spagnola, italiana e francese. Totale 52 più 12, 64. È un format molto diverso rispetto alle altre volte. Lo voglio proprio rendere po' più complicato, vedere proprio chi arriva a questo europeo, veramente. E niente, io direi di partire, spero di essere stato abbastanza chiaro. Intanto, innanzitutto dobbiamo tornare un attimo indietro. Andiamo, non so se farò già una partita, ragazzi, non lo so, e andiamo su modifica. Aspettiamo che carichi, spero di essere stato chiaro, eh. Andiamo a vedere le competizioni, no? Intanto vedete, guardate la patch, ha messo proprio tutti i loghi, Europa League, Supercoppa e tutto, bellissimo. Hanno fatto un gran lavoro e chapeau. Ecco qui il fattore che qui il pallone non si può modificare nulla. Ok? Non si può modificare nulla. La Serie A è così e giocherà con quel pallone lì. Perfetto. Allora, gli stadi. Io direi che il Toro possiamo insieme a voi, se si può fare, ma non credo. Intanto andiamo a vederci le squadre, no? Allora andiamo sul Torino. Vediamo se si può modificare qualcosa. Divisa, Juric, chiaramente, numero, schermo, stadio di casa. Eccolo qua, fatemi vedere. Io andrei subito a lasciarci questo perché Stadio Olimpico Grande Torino, seleziona l'immagine, vediamo, non me la dà perché chiaramente impostazioni dettagliate. Ok, perfetto. Allora, manto erboso tipo 1, tipo 2, a me piace giocare quello con le righe, quindi
dobbiamo andarne a scegliere uno che vada bene. Ecco, allora o questo o questo o questo. Ma io direi che questo può andare bene. Colore del bordo del campo, chiaramente così. Colori sedili, diciamo tutta una bolgia della puta loca. Eccolo qua. Stile di porta, potete cambiarla, potete metterla come volete, potete. A me piace quella un po' corta, un po'. Ecco, tipo. Diciamo questa. Tipo di rete. Ma io direi di lasciarla così. Ma no, lasciamola bianca, dai, lasciamola white. Ok, allora abbiamo scelto la white e niente, lasciamo tutto così. Andiamo indietro, il resto non si può modificare nulla, perché con la patch chiaramente. Allora andiamo a mettere subito altri tre club rivali, vabbè, oltre la Juve, non lo so io, chi possiamo metterci un po'. Le rivalità più sentite da noi in questa Serie A, secondo me, possono essere queste. Assolutamente, secondo me, una. Atalanta, sì, Verona, sì, però io metterei di più l'Atalanta, secondo me è più sentita quella con l'Atalanta. Ok, facciamo, mettiamo così, non posso metterne di più. Poi facciamo gli striscioni. I striscioni facciamo chiaramente, chiaramente, eh. Voglio solo vedere se c'è un disegno da mettergli. Non c'è niente. Ok. Chiaramente lo scriviamo grande, eh. Questo non deve mai mancare. Peccato che non si può mettere il teschietto. Vabbè, non c'è, quindi non si può fare. Ultra sgranata. Poi chiaramente, tanto per ricordarlo, che noi siamo vecchia maniera e quindi senza scorta, a chi non piace solo da non leggere e non cagare la minchiazza. Poi vabbè, uno per ricordarglielo al grande uomo, al grande uomo che ha costruito una gran squadra. E poi non so se mettere, me ne sbatto il culo o. No, so io cosa scrivere qua, aspettate, eh. Questo non deve mancare. Questo non deve mancare. Ok, questi sono gli striscioni, direi che vanno più che bene, no? Un po' stile inglese, no? Senza scorta e via. Perfetto così, quello di là è stato di riscà, schema di gioco, poi ce lo guardiamo. Allenatore Juric, andiamo indietro, andiamo indietro. Chiaramente tutto quello che fate, ve l'ho già spiegato nel video della patch, salvate sempre tutto, sempre, sempre, sempre. Ok, perfetto così. Ragazzi, adesso. Stavo pensando, le impostazioni del campionato non si possono toccare. Io spero che non. E andiamo su campionato. Facciamo nuovo. Chiaramente metteremo 10 minuti. Eccolo qua. 10 minuti, chiaramente campione, numero di giocatori 1, infortuni, fatica sì, infortuni chiaramente sì. E andiamo a sceglierci il Toro. Vediamo la prima partita in calendario di questo campionato che porterà ai preliminari per l'Europeo, alle qualificazioni per l'Europeo per club. Ecco qua, abbiamo subito una bella partita, molto tosta, quindi abbiamo. Ok, qui è rimasto tutto a posto, andiamo a vedere il database, posizione di competizione, classifica di club, questo ci interesserà all'ultimo poi. Fortuni
Formazione di squadra, schema di gioco, programma. Allora, andiamo a vedere il programma. Quindi avremo Torino-Udinese, Lecce-Torino, Torino-Inter, Salernitana-Torino, Torino-Napoli, Sassuolo-Toro, Toro-Cagliari e Cagliari-Torino. Questa sarà la Coppa Italia, il turno 2. Vediamo com'è messo. Vabbè, qui ci saranno quelli di Serie B che faranno il preliminare del primo turno, va bene. Poi torneremo in campionato con Toro Fiorentina, il derby con la Juve, l'ottava giornata, Torino Cremonese, Spezia Torino, Torino Bologna, Empoli Torino, Torino Verona, Lazio Torino, Torino Monza, Sampdoria Torino, Torino Atalanta, Roma Torino e Milan Torino. Ecco, secondo me questo è pilotato, perché non è possibile. Torino Atalanta, Roma Torino, Milan Torino. Ah, oh, Champagne. Ok. Tre partite caldissime di finale di stagione qua, soprattutto al ritorno. Ok. Allora, ragazzi, adesso abbiamo fatto questo. Io direi che ci rivediamo molto probabilmente nel pomeriggio e cominceremo questa lunga avventura. Poi vi spiego un'altra cosa. Chiaramente da tenere d'occhio le coppe di Lega, perché io porterò poi di nuovo la Coppa delle Coppe, attenzione, quella poi più avanti. E poi inizieremo la Master League. Magari io comincerò già a farla, comincerò già a caricare i video e poi ve li proporrò. Io spero che vi piaccia, sono curioso di vedere poi alla fine dei gironi di qualificazione chi andrà chiaramente all'Europeo per Club. Vi ripeto, questo non è per penalizzare nessuna squadra, anzi è per dare più animosità e poterci credere anche a squadre molto minori che possono anche andare arrivando seconde all'Europeo per Club. Chiaramente sarà poi di nuovo una sorta, non saranno poi più 16 gironi, ma saranno solo più 8 da 4 squadre, andate e ritorno fino alla finale. Pure le semifinali saranno andate e ritorno nell'Europeo per Club. E sono proprio curioso di vedere chi cavolo ci andrà. Ma intanto una cosa che voglio fare, andiamo ad analizzare la prima giornata. Torino-Udinese, Roma-Lecce, bella Atalanta-Inter, molto bella. La Juve giocherà a Empoli. Ci sarà Verona-Fiorentina, altra bella partita. Direi che il match clou però secondo me è Atalanta-Inter, senza ombra di dubbio. Benissimo ragazzi, io direi che è tutto e ci rivediamo per questa prima partita. Ciao ciao e buon pranzo.